Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio qui su Limbo. L'ultima volta eravamo rimasti a questo punto con il bambino intrappolato e il corvo. Allora, cerchiamo di capire cosa fare. Scendiamo per di qua e ci saliamo la scala. Anche perché dobbiamo capire un po'. Qualcosa dobbiamo fare qui. Quindi proviamo a saltare su questo e su quest'altro. Poi... ok, me lo immaginavo. Poi tipo bisogna staccare forse anche quest'altro. No, fermati. No! Shit. Vabbè, forse no a questo punto. Forse no, direi. Saliamo qui e proseguiamo. Che cos'è questo rumore acquoso? Acquoso. Attenzione, dobbiamo saltare sul cadavere. Che storia è mai questa? Poi... ok. La morte di quel tizio ci ha reso possibile l'attraversamento. Vai, proseguiamo. Vediamo un po' qui che cosa succede. C'è un filo. Perfetto. Logicamente non bisognava romperlo. Ottimo. Quindi riproviamo. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Allora, cosa dobbiamo fare? Vediamo. Prendere qualcosa da prima, buttarlo, far scendere il pietrone. Tipo un cadavere. Ah, mamma mia. Prendiamo il cadavere. Lo diamo in pasto allo schiacciasassi. Let's go. Vai. Flop. Ti ho fregato, amico. Ti ho fregato. E proseguiamo. Vediamo un po' qui cosa abbiamo. Che dobbiamo fare? Devo rompere tutti questi cosi schifosi? No. Beh, non era nulla. Per di qua. Jump! Si giumpa di su, si... oh, attenzione, qui un altro sasso. Oh, mamma mia, che brutta morte. Allora, anche qui dobbiamo in qualche modo fregare la morte. Come farlo? Non lo so. Non lo so questa volta, come si può fare? Ci avviciniamo e andiamo indietro. Non si può abbassare. No. Ok. Andiamo avanti. Che succede? Sparano con la cerbottana. Saltiamo di qua. No, mi ha beccato. Allora, facciamo così. Ah, di là bisogna premerlo. Di qua no, per quello prima non è scattato. Ok. Quindi premiamo di qua. Mentre non premiamo quest'altro. Poi saltiamo. Cioè, praticamente vengo massacrato in un attimo. No. I don't know. Vediamo un po'. Oh. No, volevo rimanere aggrappato, tipo. Volevo rimanere aggrappato per schivare... le frecce, poi vorrei usare il cadavere di quel tizio come scudo. Vediamo se riesco. Lascio tutto. No, vaffanculo. Riproviamo. Try again. Non calpesto. Allora, può darsi che... ma vaffanculo, dai. Jump di su, jump di giù. Saltiamo questo.
Arrivo alla fine. Ma devo capirlo un attimo questa cosa. Allora, saltiamo. No, ok, allora devo farli schiacciare da sti cosi. Ho capito. Ho capito. No, ho sbagliato. Ok. Allora, salta di qua. Salta quest'altro. Fai così. Ok. Ma che palle, ho saltato. Perché non l'ha preso? Passiamo allora, si salta. Poi risaltiamo di qua. Saltiamo questo. Poi salto su questo, che dovrebbe uccidere l'ultimo. Ok. Perfetto. Superato anche questo enigma, ci apprestiamo quindi a superare l'ultima. Vediamo cosa ci aspetta di qua. Jump! Ok, un carretto. E trasciniamo il carretto. Che si blocca qui. Allora, ok, allora questo si alza. Mamma mia, risale. Sali, sali, sali. E ora? Si riabbassa lentissimamente. Allora, cerchiamo di capire questa cosa. Facciamo così. Metto sicuramente questo qua. Poi risalgo. Salto avanti. Saltiamo qua. Poi prendiamo questa fune. Che alza l'altro contrappeso. Allora, c'ho un tot di tempo. Ok, oh, no, però ho capito, ok. Andiamo qua. Sali, 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 sali. Salta di qua. Allora, vai. Sali, sali, sali. Ok, perfetto. Ora, prima che quello si riabbassa, devo aggrapparmi a questo. No! Adesso. Oh, cazzo, no! Ok, ci se la fa per pochissimo tempo. Quindi, senza sbagliare questa volta. Vai. Corri. Perfetto. Ottimo. Si va di qua. Questo mi ha fatto un pochettino anche smadonnare. Andiamo, salti questi funghi. Cos'è quell'animale? Si è ficcato sottoterra, va bene. Andiamo di qua. Prendiamo questo coso. Che schifo. Ehi. No. Si è zombizzato, va solo all'indietro. Devo tipo togliermelo di dosso, no.
No, si è zombizzato, va da solo. Cazzo. Non si può più andare indietro. Adesso prova solo all'indietro. Oh merda. Mi ha ucciso quell'affare. Ok, non bisogna farsi... Ah, ma è per forza. Fa parte del... Allora, vediamo. Quindi bisogna, quando si va verso di qua, andare il più veloce possibile. No! No! Allora, andiamo. Per di qua. Scendiamo giù. Saltiamo. Mettiamo la scatola. Ok, adesso dobbiamo andare per forza di qua. Cerco di andare più piano possibile. Più piano possibile. E un po'. Se riesco a fare in modo che torno dall'altra parte prima. Saltiamo. Maledizione, come si fa? E come si farà? Forse... alla luce? No, impossibile. Non è con i salti, se no adesso me l'avrebbe risganciato. No, tipo bisogna saltarlo lo scatolone. Bisogna saltarlo in modo tale che lo scatolone lo spingo di qua, va nell'acqua e poi posso saltarci sopra e salvarmi quando riesce ad andare a destra. Vai. Ho capito più o meno com'è. Vediamo un po' se funziona. Scendiamo qui, saltiamo. Quindi corro, salto, faccio così. Posso spingere lo scatolone. E invece no, proprio per niente. E invece no, proprio per... Ah, forse devo spingere lo scatolone, saltare e far mangiare il vermone a quei cosi. Allora, praticamente sembra che ogni volta che vai ai raggi della luce, questo coso mi fa cambiare direzione. Punto 1. Punto 2. Questi cosi qui sopra mangiano sti aggeggi che mi si sono inceppati nel cervello. Quindi facciamo così. Riesce a fermarsi con lo scatolone davanti. Quindi ci salgo. Ok, perfetto. Adesso immagino debba riprendermi lo scatolone. Prendermi lo scatolone, andare qua. Vabbè, forse non serviva. Vediamo cosa ci aspetta, ragazzi. Una ruota. Una ruota gigante e qualche manopola. Una manopola da attivare. Non si sa cos'è, lo vedremo sicuramente nel prossimo episodio. Quindi vi invito a lasciare un bel like e un commento. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.